qualche amministratore locale toscano che parlare di mafia non fa il bene della zona. Bisogna parlare di mafia tutti i giorni, anzi bisogna tenere sempre alta l'attenzione, perché come abbiamo ormai appreso, la mafia è infilata in tutti i luoghi, in tutte le regioni d'Italia. Come diceva qualcuno, seguiamo i soldi e là troveremo probabilmente qualcosa che non torna. In questo caso i soldi che si sono mossi o il valore dell'oggetto è veramente alto. Non possiamo chiudere gli occhi davanti a tutto quello che comunque sta strozzando un paese, perché là dove c'è un sistema di collusione spesso politico e mafioso, a chi ci rimette alla fine è sempre il cittadino, perché vengono tolte risorse pubbliche, perché vengono scavalcati quelli che sono i diritti, perché vengono attuate leggi o regole che davvero non sono nel merito della giustizia, della meritocrazia. Cioè, abbiamo benissimo chiaro cosa sta succedendo a partire da Roma Capitale, voglio dire mafia capitale, su per l'Italia, giù per l'Italia, la mafia ovunque. Cercare di nascondere e di chiudere gli occhi davanti a questa piaga, io lo chiamo un tumore nella quale noi tutti purtroppo siamo costretti a vivere tutti i giorni, è da pazzi. Quindi bisogna dare questi luoghi a chi può tenere alta la memoria storica, e specialmente per le giovani generazioni che hanno il dovere di capire, di comprendere, di lottare per arrivare a costruire un paese decisamente migliore. Ne abbiamo un disperato bisogno.